Ecco, ciao buonasera. Stefanella. Per un attimo ho temuto perché non sono molto brava con queste cose. No, no, hai Buonasera. visto? Non so, ho fatto bene, spero. Ho mandato la richiesta. È la prima volta che io Bravissima. vengo invitata. Di solito sono la padrona di casa, quindi non sapevo nemmeno io come Ma fare. infatti mi fa molto piacere averti qui perché questa chiacchierata è anche figlia di un percorso tuo, di un percorso mio, e quindi è molto bello averti qui stasera. Sarà sicuramente una bella chiacchierata. E ascolta, se ti vuoi presentare, la stragrande maggioranza delle persone saprà già chi sei, però non ho anticipato nulla. Insomma, Ah, bene, bene. sei Allora. scrittrice, però nasci come blogger, insomma, hai portato nel mondo quella che è stata la tua esperienza. Parliamo di trauma d'abuso narcisista, e da questo trauma comunque ne hai fatto nascere un qualcosa di bello, che è appunto la community di dialoghi interiori, che è in continua crescita. Insomma, da quando ti ho vista io nel non lontanissimo 2019, hai preso una laurea, hai scritto due libri e hai una community che è sempre più numerosa. Quindi questo è molto bello. Se vuoi raccontare a chi ci sta ascoltando Certo. la tua esperienza, come è nato Dialoghi Interiori, che mi ha aiutata Grazie, molto. grazie mille. Allora, io mi chiamo Giulia Giordano, classe 1985, quindi quest'anno che viene compirò 38 anni. Oddio, mi fa strano anche a dirlo. Nel Io 40 al 2018. prossimo anno, ma non lo diciamo. È febbre alta, allora. Io inizio con Sì. la febbre e tu vai su, insomma. Sì, non ci pensiamo. Non ci pensiamo, siamo giovanissime. E niente, allora nel 2018 io ho aperto questo blog, all'inizio era un blog, scrivevo articoli sull'abuso narcisistico, proprio perché nella mia vita, ahimè, ho incontrato tante persone che poi appunto, in alcuni casi ho proprio la certezza della diagnosi, in altri no. E, sai come funziona in questi casi? Quando viviamo una relazione tossica, a un certo punto ci troviamo davanti a Google a scrivere perché non mi Bravissimo. risponde, perché è sparito o sparita, uomo o donna che sia, chiaramente Esatto. ambo i sessi. E quindi Diciamolo, mi raccomando, sempre, diciamolo. Noi parleremo al maschile per comodità, ma non ce l'abbiamo con gli uomini. Diciamolo, assolutamente, assolutamente. ecco. Esistono tanti bravissimi uomini, come esistono tante bravissime Bravo, donne. Bisogna imparare a riconoscere appunto le bravo. Bravo. persone tossiche da quelle sane, e questa è un'esperienza che ci aiuta a farlo. Comunque, proprio come tutti quanti, io sono incappata in video che parlavano appunto di narcisismo, proprio a livello di patologia. C'era, diciamo, in quegli anni lì giravano più psicoterapeuti, poca voce della preda, della vittima. E quindi, cercando disperatamente storie come la mia e non trovando nulla, ho pensato che avrei dovuto cominciare a parlare proprio da preda, da vittima. E ho iniziato a scrivere degli articoli che hanno avuto una discreta, diciamo, attenzione, ma poi ho avuto una sorta di metamorfosi, ho cominciato a fare video parlando proprio di me, della mia esperienza personale e di come funzionasse la mente del narcisista o della narcisista, e da lì, diciamo, c'è stato un crescendo e piano piano questa divulgazione da Vox Populi, cioè da una di noi che non è né Sì, avvocato che né ci era passata. psicologo, esatto, semplicemente, e che aveva capito, io ho diciamo voluto parlare di questo argomento a 360 gradi, quindi anche da un punto di vista spirituale, non solo psicologico, non solo diciamo divulgativo, ma anche proprio di condivisione anche delle idee più bizzarre e più profonde che possono scaturire quando vivi determinate esperienze. E ho piano piano ho creato appunto la community, che è partita da un gruppo Facebook e poi si è evoluta nei gruppi WhatsApp, Telegram.
E quindi adesso siamo tantissimi, siamo migliaia di persone Sì, che... perché poi c'è questa cosa bellissima per cui avete dei gruppi WhatsApp regionali e Sì. le persone si possono anche incontrare, no? Quindi c'è, io credo molto poi nel potere della condivisione. Il fatto che tu abbia condiviso la tua storia nel momento in cui, come dicevi prima, sono andata su internet, persona che fa questo, persona che fa quello, mi colpì il tuo, cioè vidi il tuo viso, un video. Quello che avevi detto, e poi sono andata a recuperarmi anche gli altri, sembrava che parlasse di me, seppur queste sono dinamiche che possono accadere in rapporti d'amore, ma possono anche essere in rapporti familiari, di lavoro o di amicizia, è come se ci fosse uno schema che incredibilmente è uguale per tutti. Ed È è così. una roba quasi agghiacciante. Ascoltarti però mi ha permesso di dare un nome a quello che stavo vivendo, che era appunto un rapporto con una personalità narcisista. Questi narcisisti che pare abbiano questo schema diviso in fasi che sono le stesse per tutti, lavoro, amicizia, famiglia o amore sono le stesse incredibilmente per tutti. Poi è ovvio, un rapporto d'amore sarà molto più intenso rispetto a quello che ci può essere sul lavoro o in amicizia, però la dinamica è la stessa per tutti. Sì, è Tra assolutamente così. l'altro, hai, a proposito di storie, anche il tuo ultimo libro è una raccolta di esperienze di tante persone. Certo, perché proprio Com'è? quando ho iniziato a fare video, mi è venuta l'illuminazione di creare la rubrica di dialoghi interiori, ovvero una playlist che trovate ancora adesso su YouTube. Ad oggi ci sono 34 episodi dove leggo le storie che mi sono pervenute per mail. Quindi ho fatto un annuncio, ho detto mandatemi le vostre storie che io le leggo. Ho ricevuto più di 3.000 email in questi anni, più Tanto. tutte le storie dei gruppi, nei gruppi, insomma, che quelle però restano nei gruppi. Non ho avuto il Si tempo è di... scoperchiato il vaso di Pandora. Sì. Assolutamente, e sono diventate alcune di queste storie che io ho già letto pubblicamente nella rubrica, sono diventate appunto parte integrante dell'ultimo libro che non vi posso far vedere perché il cartaceo è in stampa, però c'è già per esempio su Amazon trovate l'ebook che si chiama Storie di abuso narcisistico di Giulia Giordano, è il mio secondo E lì libro. magari chi lo legge può, lo legge, Sì. magari gli può venire in mente anche qualche persona, se non Ma sì, addirittura se perché stesso. infatti io inizio proprio così, racconto appunto come mi è venuta l'illuminazione di raccogliere queste storie, ma subito dopo dico, le nostre storie sono tutte simili, non ti dico Ah sì, uguali perché però sono nelle dinamiche sono uguali, poi è nelle quello che è sfumature... incredibile. È incredibile, questa sembra un protocollo, Sì, è però ti posso incredibile. dire una cosa? Siamo Vai. uguali pure noi, anche i Sì, nostri schemi. La è cosa vero. fantastica di questo libro è che si vede proprio come agisce, perché io ho scelto persone che hanno aperto il loro cuore e hanno raccontato la loro storia in maniera estremamente onesta. Quindi, attraverso questa confessione, si evince non solo diciamo, la dinamica sempre uguale della persona narcisista, ma pure quella nostra. Sì, è un incastro. Diciamo che sono due facce di una stessa medaglia. Di base sono insieme, però non si guardano mai. E quello che ci arriva dal narcisista ci arriva di riflesso col famoso specchio, che se poi andiamo avanti ne riparleremo di questo specchio, che è quello che avviene durante il love bombing. Il narcisista non sceglie però la persona a caso, No. la preda, chiamiamola preda perché vittima non, no, deve avere determinate caratteristiche questa persona a cui lui o lei si, diciamo, parassita, perché di Certo. base poi fanno quello, che debbano prendere
favori economici o fisici, materiali o rifornimento energetico, comunque loro scelgono una persona che ha particolari caratteristiche che devono essere tutte positive. Io un po' me lo immagino sempre nel pre-love bombing. È presente la scena di Ghost, Fantasma, dove ci sono Demi Moore e Patrick Swayze che fanno il vaso, no? Io immagino sempre il narcisista, perché nel mio caso è stato così, e tanto per ribadire che non ce l'abbiamo con gli uomini, nel mio caso è stata una questione di una dinamica avvenuta in un rapporto di lavoro-amicizia. Loro fiutano nell'aria che c'è comunque una fragilità, che è un po' tipo lo squalo che sente la goccina di sangue, no? Una volta che hanno capito da dove arriva, Facebook alla mano o qualsiasi altro tipo di social, vanno a casa e si costruiscono sulla base di quello che vedono sui social una maschera che è costruita appositamente per noi. E da lì, se ci vuoi raccontare, Giulia, iniziamo questo viaggio in quello che è l'inizio Certo. del rapporto col narcisista, che parte con questo love bombing, Sì, che è una ancora roba che prima. probabilmente noi non vivremo mai più e che è troppo, ma noi lo vediamo che è troppo, però lì non ce ne vogliamo rendere conto. In che cosa consiste questa fase iniziale Beh, del innanzitutto narcisista? le caratteristiche più o meno delle prede sono sempre queste, quindi estremamente empatiche, spesso molto romantiche, molto ingenue, non sempre, perché poi si tende sempre un po', a dire, no, io ero estremamente ingenua, proprio rincoglionita, lo dico senza ombra di dubbio. Siamo in due. E non mi vergogno, cioè nel senso, è meglio essere ingenui che malefici, ecco. Però spesso si passa, come dicevi giustamente tu, un momento di fragilità, quindi magari ci si sente soli oppure si ha un problema nella relazione che si sta vivendo col proprio marito o con la propria moglie. Arrivano questi personaggi che sembrano sempre un uragano di emozioni e di cose bellissime che poi però ti presenteranno il conto. E iniziano proprio Ma così. anche perché, diciamolo, se il narcisista si presentasse subito per come è veramente, Certo. e uno direbbe: guarda, no, grazie, come se avessi accettato, Arrivederci. rifiuto l'offerta, vado avanti, ciao. Anche se uno può essere il più rincoglionito del mondo, ma se si mostrassero per quello che sono, anche no, grazie. La maschera, appunto. Certo. All'inizio ti studiano, quindi fanno proprio questa, loro hanno questa empatia cognitiva estremamente forte, che non è Bravo. l'empatia che sente. Loro non sentono le emozioni, però ti studiano, sanno che l'essere umano funziona in un determinato modo perché hanno sempre vissuto così, con l'osservazione e lo studio di chi hanno davanti, quindi alla fine ti conoscono meglio di quanto tu conosci te stesso. È una cosa un po' diabolica, ma è così. E quindi cominciano a tastare il terreno, a capire quali sono i tuoi punti forti, i tuoi punti deboli e quali sono i tuoi sogni e desideri. E su quelli faranno leva, quindi cominciano con questo rispecchiamento che in inglese viene chiamato mirroring. Quindi Mirroring. cominciano a dire: anche a te piacciono i cani, sono i miei animali preferiti. Anche tu vuoi una famiglia, mamma, anch'io, ci siamo proprio incontrati per questo. E quindi Gli stessi iniziano gusti. gli stessi gusti, sembrano proprio la tua anima gemella, proprio scesa dal cielo, un dono di Dio e dell'universo, e lo Lo specchio. specchio. Certo, quindi inizia appunto questo bombardamento d'amore, una pioggia di attenzioni e di frasi romantiche Mai ricevute poi nella mai vita, no? ricevute Perché se prima. ci pensiamo non ci è mai successo prima una cosa del genere. Certo, assolutamente, noi pensiamo proprio di aver trovato Dio sceso in terra, un qualcuno che finalmente ci vede, ci valida, ci ama come non siamo mai stati amati prima, perché spesso e volentieri questa è la situazione. Ripeto, non sempre, però il 90% delle volte è così, e quindi cadiamo in questa trappola con tutte le scarpe, in buona fede, pensando che questa persona davvero dica il vero. Anche perché dovrebbe mentirci, ci chiediamo noi in quel momento.
E ci facciamo trasportare da questa valanga di attenzioni, di cose meravigliose e bellissime. Anche se una cosa che ho notato, quando ti dicono sei bravissima, sei bellissima, tutte le cose più belle, no, che possono dirti, se li guardi attentamente, a parole ti dicono una cosa, però la loro espressione, cioè, ti Certo. guardano con, sì, te lo dico, però ti guardano con un'espressione schifata, come se stessero guardando, non so, una cosa dentro il frigo andata male. Certo. Lì però, ecco, lì entra in campo la nostra parte, nel senso, no, io non voglio vedere che mi stai guardando schifata o schifato, mi voglio attaccare a quello che di bello mi stai dicendo, perché evidentemente in quel momento ho bisogno di sentirmi dire quelle parole. Quello Certo. è il volto del narcisista che poi noi non vedremo più. No, assolutamente. Il love bombing ha una durata? Domando. Beh, di solito è Vale. un anno e mezzo, a volte 6 mesi, a volte 2 anni, Quindi dipende. non Cioè, c'è dipende. un tempo. A volte non lo fanno. È molto, molto, sono variegate le possibilità. Però, certo, solitamente c'è, dura circa un annetto, che poi in realtà il love bombing dura pochi mesi. Poi c'è tutta la luna di miele. Il periodo proprio dove sembra che tutto vada bene, che tutto sia perfetto, che questa persona appunto sia, ripeto, un re che ti è venuto a salvare, a Il riscattare. regalo dell'universo. Certo, però Parlavi subito dopo. prima della. Dimmi, dimmi. No, dico, però subito dopo inizia la fase della svalutazione, che è quella che avevi anticipato tu. Comincia a toglierti piano piano tutto quello che ti dava. Il lato spirituale, l'accennavi prima, no? Sì. Durante il love bombing, a seconda delle storie che hai letto, comunque che hai accolto, qualcuno ha mai detto che questi soggetti si scomodano addirittura a tirare in ballo non tanto le anime gemelle, perché quelle le conosciamo tutti, però io a un certo punto ho scoperto che esistono anche le fiamme gemelle. Mamma mia, beh, sai, spesso e volentieri quando una preda va, cioè, ok, ho capito cosa intendi tu, nel senso che spesso queste persone narcisiste ti dicono: sei la mia fiamma gemella. Sì, ho l'anima compagna e poi invece Sì, era l'anima di Montacci, ecco, no, io dico sempre: capito? quando qualcuno nomina la fiamma gemella, in questi casi Via. prendete l'estintore. Sì. Ok. No, perché è pericoloso, capito? Perché poi la gente ci crede, dice: ah, la mia fiamma gemella, allora devo soffrire per tutta la Sì, vita accanto a devo. questo. Brava, Ma de brava. che? Ma de che? Ecco. Brava, ok. Quindi passata la fase appunto love bombing, fiamma gemella, sembrava fosse un'anima compagna, invece passiamo alla fase dove forse si vede realmente, si comincia a vedere il vero volto che c'è sotto quella maschera, che è la fase della svalutazione. Sì, la fase della svalutazione dove la persona narcisista comincia a toglierti tutto quello che prima ti aveva dato in abbondanza. Quindi se prima ti chiamava 10 volte al giorno, comincia a chiamarti 3, 2, a volte non ti chiama proprio. Comincia ad instaurarti il dubbio che tu stia facendo qualcosa di male per meritarti un cambio repentino del suo Ok. comportamento. E poi tu dicevi prima una cosa molto importante, che è quella che a volte ti guardano, no, con disprezzo, quella è una Sì. svalutazione, ti levano il sesso, per Sì, esempio. perché c'è comunque una dissonanza, no? Mi guardi in maniera strana, però poi mi dice una cosa bella. Quello si chiama il doppio messaggio, cioè con il Sì. mio comportamento ti dico una cosa, a parole un'altra, quindi produce dissonanza cognitiva, entri in Diventa confusione. difficile, no? Comprendere, Certo. soprattutto quando poi certi atteggiamenti non ti appartengono e quindi non li riconosci neanche nell'altro. Il gaslighting. Gaslighting, Il vai. gaslighting è quando questi personaggi cominciano a darti 3-4 versioni dello stesso avvenimento, per esempio. Quindi ti dicono, per esempio, che una volta
erano andati in montagna con la loro cugina, poi non era più una cugina, ma era un'amica. E tu gli dici: guarda che mi hai detto che ci sei andato con tua cugina, non con una tua amica. Ma ti ricordi male tu, stai impazzendo, c'hai l'Alzheimer. Poi ti danno un'altra versione ancora, quindi alla fine cominci a dubitare di te stesso, cominci a dire: ma forse so io che. Infatti, a tal proposito, perché poi ho fatto tutta una serie di ricerche su questo termine, questo è un termine che prende vita da un film che si chiama Gaslight, in cui il marito, per convincere la moglie di essere pazza, comincia a spostare oggetti in giro per casa. E quindi non so, vai in sala, trovi c'era un quadro, a un certo punto lo trovi in camera, ma l'hai spostato tu il quadro? No, ma ti ricordi male, è sempre stato lì. Quindi ecco, Certo, ti fanno è proprio sentire sì, è una forma di pazza. Come manipolazione. no? Sì, perché sfiori proprio la follia in quei momenti e non sai più chi sei. Vivi nello stato confusionale più assoluto e quindi diventi super manipolabile. Che metti in dubbio te stessa o te stesso, quindi piuttosto che credere che qualcun altro possa coscientemente e consapevolmente fare un qualcosa che poi ti porta a dubitare di quello che fai, di quello. E Ok. certo, cominci proprio a Senti, diventare ancora più fragile. nel Sacrificio di Camilla, che è il primo libro. Eccolo, questo ce l'ho, è già stato stampato. Descrivi, ci puoi raccontare qualcosa se descrivi le dinamiche, di che cosa parla, senza però dire troppo. No. Non vi posso svelare chi è Camilla perché così sarebbe uno spoiler troppo gigante e Non quindi si può. il libro non se lo compra più nessuno e a sto punto io cambio No. mestiere. Non si può, non si può. Non si può svelare troppo, però questa è la storia della mia vita. Quindi qui racconto tutta la permanenza nell'inferno dell'abuso narcisistico che per me è durato 16 anni con diversi personaggi. Già da molto giovane purtroppo sono caduta nella tela del ragno e racconto però allo stesso modo anche tutto il percorso che ho fatto per uscirne e anche e soprattutto attraverso la terapia che io lo dico sempre è fondamentale in questi casi. Esatto. Sì, più che altro forse accorcia un po' i tempi. Sai, su questo, ecco, la parola narcisista, mi rendo conto, è anche una parola molto abusata. Nel senso, arriva un'amica che mi dice: ah, sai, il mio ex fidanzato l'ho lasciato perché è una persona narcisista, però guarda, sono passati 3 giorni, sto già benissimo. Ma magari mi viene da Impossibile. dire, no? Certo. Impossibile. Beh, ma molte Perché i persone tempi. Esatto, non sanno proprio che cosa significa questa parola e la usano in maniera impropria. Ecco perché poi tanti professionisti si arrabbiano e dicono: scusate, se tu sei stata 3 giorni con una persona che a un certo punto è sparita, non me lo puoi chiamare narcisista, sarà un fio de na sì, ballerina. c'è differenza, insomma, tra uno stronzo e una persona narcisista. Ecco, bisogna. Certo, la persona Sì. narcisista ha un livello di crudeltà talmente tanto forte che non lo puoi È vero, confondere, è inconfondibile. Lo stronzo ce ne stanno tanti. Il narcisista è certo. uno stronzo al cubo, è una cosa che ti lascia degli strascichi enormi e non lo puoi confondere con un'altra cosa. Sì, perché c'è appunto il trauma, nel Certo. senso tu eri in un modo, ti è successo qualche cosa per cui poi sei diventata o diventato in un altro modo, perché comunque si cambia. Tante cose di noi, di quello che eravamo prima, le perdiamo, però è anche vero che tante altre ne acquisiamo, quindi impariamo a difenderci, andiamo a chiudere quella ferita, quel vuoto, come lo vogliamo chiamare, poi a seconda dei casi in cui la personalità tossica è riuscita ad infilarsi, la terapia sicuramente accorcia molto i tempi. E certo. Soprattutto quando c'è un trauma, se non entra
se non si entra in terapia, probabilmente è anche difficile riuscire ad elaborarlo, metabolizzarlo nella maniera giusta. Devo Certo. dire che, insomma, da persona che ha vissuto quello che ha vissuto, ne hai tratto sicuramente tante, tante cose positive. Insomma, sei riuscita a trasformare un dolore in una ricchezza anche per gli altri, in una condivisione. Io credo proprio che sia scritto nel mio destino, nel senso che non avevo assolutamente idea che dialogo interiore diventasse questo. Quindi io mi sono buttata, poi il dialogo interiore ha fatto tutto da solo, nel senso che io credo proprio fortemente, grazie a questa esperienza di dialoghi interiori, che esiste una missione che alcuni di noi hanno. E che È vero, diventa in è un vero. qualche modo Sì. più forte di noi, cioè tante volte io mi sono detta: ma basta, Ma sono chi me lo 5 anni fa fare? che ripeto le stesse cose, che ho fatto tutti i video di... E invece c'è sempre qualcosa che mi spinge ad andare avanti e dialogo interiore si trasforma. Quindi a questo punto ho alzato le mani, ho detto: universo, sia fatta la tua volontà, sono diventata uno strumento. E praticamente è come l'allievo che supera il maestro, nel senso, se dialoghi interiori era un mio prodotto, adesso io so il prodotto No, di hai, dialoghi sì, interiori perché... comunque è esteso a chi ne ha bisogno poi, perché non credo che le persone ti trovino per caso, No, io ti sono trovano l'ultima quando serve. all'ultima, nel senso che io sono quella che rispetto a tanti altri divulgatori che sono anche più, diciamo, più recenti di me, io sono quella con meno follower, però mi dicono tutti la stessa cosa. Una volta che approdo a dialoghi interiori mi fermo, cioè nel senso che non vado È più vero. cercando perché ho trovato una famiglia. Poi, per carità, ci sono persone strane, ne sono capitate tante pure dentro dialoghi Oh, interiori, ma ci mancherebbe, mica è l'Eldorado, cioè. quello ci sta. Esatto, però ci sono tante tante persone che restano anni, poi cominciano ad aiutare gli altri, quindi è proprio diventata una È una famiglia. catena di bene, no? Sì, esatto, è una catena Luce, luce di chiama luce, no? bene. Esatto. Penso anche che anche il periodo storico che stiamo vivendo oggi, noi abbiamo vissuto la manipolazione nel piccolo, però quello che abbiamo vissuto può essere facilmente trasposto a livello mondiale. Con me sfondi una Non ci porta andiamo nei aperta, guarda. dettagli, però basta premere un tasto e accendere un qualsiasi dispositivo di comunicazione per vedere oggettivamente che c'è della manipolazione. Quello che mi fa male è vedere quanto gli altri ancora non riescano a vederla. Quindi, appunto, un canale come il tuo, che comunque una lucina la butta da qualche Certo. parte, lo trovo un bene. Io getto un Speriamo. seme, poi dopo tocca vedere se il terreno in cui cade è fertile o no, perché in realtà ci salviamo tutti da soli e tutti anche con l'aiuto di qualcuno, però poi è parte da noi, è noi che dobbiamo fare il lavoro di risveglio e di evoluzione. Certo, Quindi è perché chiaro che chiunque può venire a dirti qualche cosa, però se non parte da te, non parte nulla. bravissima, esattamente. Ok, senti, tornando alle varie fasi che il narcisista ci conserva, abbiamo visto love bombing, la svalutazione, il gaslighting, dove ci riducono veramente a, non so, a degli esseri quasi non pensanti perché non sappiamo più chi siamo e perché esistiamo. Arriviamo a quello che secondo me può essere, però lo capiamo dopo, una benedizione, e cioè lo scarto. Esatto. Che cosa avviene durante lo scarto che tanti si disperano e invece può essere lì la All'inizio. chiave della salvezza? Certo. Durante lo scarto, cioè,
Poco prima del momento in cui veniamo scartati, quindi lasciati, ma è un essere lasciati brutale, per questo si chiama scarto, perché viene gettato nella mondezza come un vecchio paio di scarpe usate, come un giocattolo che non funziona più e viene buttato nella plastica, uguale. Poco prima cominci ad avvertire che la storia sta per terminare, quindi entri in un circuito di ansia che già era precedente, perché chiaramente con la svalutazione e tutte le manipolazioni che ne conseguono, come giustamente dici tu, sei un'ameba che cammina. Però poi capisci quando la storia si sta per chiudere, e lo scarto può avvenire in due modi: o appunto vieni lasciata o lasciato brutalmente, oppure la persona narcisista ti induce a lasciarlo. E infatti questo è lo scarto indotto, che spesso avviene perché la persona narcisista è molto vigliacca, quindi ti in un qualche modo te ne fa una dietro l'altra, così che tu Sì, ti rende talmente impossibile la vita che lì per sopravvivenza dici basta, non ne posso più, mi arrendo. esattamente. Ok. Però lì inizia davvero, lì entri proprio all'inferno. Nel senso, il colpo di coda, io lo chiamo sempre, che è quello più difficile, perché lì cominci ad aprire gli occhi, lì cominci a dire: aspetta un attimo, qua c'è qualcosa che non va, perché spesso e volentieri vieni lasciata dal giorno alla notte e queste persone ti trattano come se tu non fossi mai esistita nella loro vita. Spesso e volentieri hanno già un'altra, anzi, sempre, però a volte è manifesta e a volte no, hanno già una nuova preda che hanno agganciato totalmente, perché mentre stanno con te fanno la pesca a strascico e agganciano altre prede, ma nel momento in cui ti lasciano o ti inducono ad essere a lasciarli, vuol dire che hanno già le mani in pasta con un'altra preda e l'hanno agganciata Perché totalmente. probabilmente quando vedono che sei una persona sfinita, che ti hanno preso tutto quello che potevano prendere, non hai più niente da dare, anzi, sei un Spremuta come un peso, sei limone. stanca, non c'è più, non c'è più niente, non c'è più niente, quindi si passa a. Carne fresca. Persone Eh sì, eh sì. che non li conoscono, che hanno subito, cioè che hanno subito un altro lavaggio del cervello, quindi un altro love bombing e una campagna diffamatoria su di noi. Quindi la nuova Perché preda. poi molto spesso, brava, prima dello scarto, loro già, perché è tutto, cioè è incredibile quanto tutto sia, però anche questo lo capiamo dopo, tutto calcolato. Certo. E loro già prima di mandarci a stendere hanno già parlato male di noi con tutto La nuova. il circondario. Certo. Eh sì, cominciano a dire quella è pazza, quella è gelosa, quella è visionaria, appunto proprio perché raccontano magari questi episodi di gaslighting, non dicendo che te l'hanno indotto loro, ma che tu sei pazza, Sì, che inventi le cose, eccetera, eccetera, quindi la nuova preda, o comunque il circondario, come lo chiami tu, l'harem, inizia ad odiarti. Tu vedi proprio delle persone che cambiano atteggiamento nei tuoi confronti, soprattutto la sua famiglia. Vedono proprio che a un certo punto ti guardano con distacco perché questa persona ha già preparato il terreno affinché tu venga odiata. e giustamente anche loro che lo conoscono con un'altra maschera non hanno motivo per non credergli. Certo, assolutamente. Giustamente Giusy dice: ciao Giusy! Giusy dice: scimmie volanti. Esatto. Cioè, Brava. questi personaggi hanno delle scimmie volanti, cioè degli aiutanti segreti, perché a volte non lo sanno nemmeno loro di essere scimmie volanti, che fanno il lavoro sporco, quindi che ti odiano proprio tanto da allontanarti sempre di più. E quindi tu soffri, sei ancora più solo, sei ancora più vulnerabile e soffri tantissimo, ancora di più, perché non solo subisci l'allontanamento del tuo oggetto del desiderio e quindi della persona che tu credevi di amare tantissimo, ma di tutte le persone che la circondano. Quindi diventa un lutto enorme. Adesso che le hai rammentate, vuoi parlare anche del il ruolo
delle scimmie volanti quando hanno un ruolo importante quando c'è il ritorno, perché non è che durante lo scarto il narcisista ti scarta e ti lascia lì, ti lascia in pace per sempre, no. No, certo. Quando ti riprendi, spesso e volentieri, quando ti riprendi, tornano o comunque provano a tornare, e laddove trovano una porta chiusa, mandano appunto queste scimmie volanti. Perché Certo. poi chi sente scimmie volanti dirà: ma che so, le scimmie, quelle. No. No, no. Sono persone manipolate, come lo eravamo noi all'epoca, pure noi siamo state scimmie volanti all'inizio. Siamo comunque oggetti nelle loro mani che hanno uno scopo, che gli servono a qualcosa, ahimè. E in questo frangente potrebbe appunto venire da te la sorella, la cugina, la collega, l'amica, L'amica. a dirti: ma lo sai che ti pensa tanto, lui o lei ti pensano tanto, gli manchi tanto, vorrebbe sapere come stai, ma in fondo è una brava persona, sì, e magari sarà un po' particolare. Fanno questa pantomima, io la chiamo io, è una pantomima terribile che però spesso e volentieri sortisce i suoi effetti perché tu come preda ricadi nuovamente e ti fai un altro giro all'inferno. Quindi Eh sì, può perché poi essere. sono schemi, che possono essere anche ciclici. Certo, però qual è la Quindi. differenza? Che ricomincia il ciclo love bombing, svalutazione e scarto, però in tempi più brevi. Quindi se prima era 1 anno, 3 anni e 2 anni, per così per dirne una, potrebbe essere qualsiasi diciamo l'arco temporale, comincia ad essere 1 mese, 2 settimane e 3 giorni. E quindi tu nel giro di 1 mese e mezzo le hai rivissute tutte. Tutto molto più serrato, quindi tutto molto più stressante, non fa che sfinirti, ti sfinisce ancora di più. Ti Certo, ti toglie tutte le energie, toglie quel e poco, eh. certo, perché poi tu che fai? Utilizzi tutte le energie per rimetterti in sesto perché finalmente è tornato. Spesso hanno queste finte epifanie, vengono chiamate, ovvero ti dicono: ah, io ho capito tutto, ho sbagliato tutto, sei te che sei la persona più importante della mia vita, è te che amo, è con te che voglio fare una famiglia. E quindi tu dici: vabbè, ha sbagliato, però mo ha capito, ripartiamo dall'inizio, Riproviamo. riproviamo. E invece, appunto, si ripete lo schema, quindi in fondo non se ne esce più, non ne esci mai vivo, non ne esci mai vincente. È sempre un gioco al massacro e una partita che andrai sempre a perdere. Quindi a questo punto si consiglia di non giocare a questo gioco e di tagliare i ponti con queste persone. E qui entra in gioco importantissimo il no contact. Il no Esatto. contact, che però mi rendo conto non tutti riescono a metterlo in pratica, perché qualcuno: ah, io faccio no contact, però sai, ho visto che mi segue su Instagram, ho visto che mi guarda le storie, sono andata a spiare su Facebook, ho visto che ha fatto la vacanza. Quello possiamo dirlo che non è no contact? No, certo, assolutamente. Il no contact significa che chiudiamo i ponti con quella persona e con tutte le persone a lui o lei più collegate, più connesse, poi se sono Che amici in ti comune, possono. chi se ne frega, dipende se hanno un rapporto, poi ognuno valuta. Però non bisogna proprio più né vedere niente, né sentir nominare il nome di quella persona. È come se fosse morta e tu non hai più nulla a che fare con quella persona. Se qualcuno viene da te a parlarti di quella persona la devi bloccare e dire: no, io non voglio sentire niente. A volte è necessario cambiare numero, a volte è necessario cambiare lavoro, a volte è necessario cambiare casa. Non è facile, però è comunque la cosa migliore da fare, se la si può fare, perché se poi ci sono figli in comune, oggetti in comune, cioè avere in comune, lì c'è tutto un altro capitolo che. Sì, però molti si attaccano a questa cosa, Certo. perché nel momento in cui il narcisista se ne va e poi sei tu che: eh no, ma abbiamo il cane in comune, allora voglio che lo veda. Cioè, come Certo, dicevamo certo. all'inizio, è lì è la tua parte che non è guarita, che vuole ancora
mantenere un aggancio con un qualcosa che comunque sai che ti sta facendo molto, Ma io in molto male. continuazione, cioè io passo la giornata su Instagram a rispondere a persone che mi dicono non riesco a bloccarlo, lo voglio, mi ha scritto se andiamo a prendere un caffè, ci vado, amore mio, da me riceverai sempre la stessa risposta, no, non ci devi No, andare. no. Però è difficile perché è come avere a che fare con una droga pesante. Quindi Eh sì, se tu è sei a, vero. come si dice, dipendente dall'eroina, io ti dico non usa l'eroina, me ridi in faccia, cioè nel senso, per questo Sì, bisogna chiedere appena aiuto. puoi. E certo, è come dire voglio smettere di bere, però c'ho sempre la bottiglia davanti e prima o poi un altro goccetto te lo farai. Lì bisogna avere Certo. una forza di volontà che la metà basta. E È bisogna vero. chiedere aiuto se non ci si riesce da soli. Spesso e volentieri non ci si riesce da soli. È No, da proprio una soli è molto dipendenza a difficile. tutti gli effetti, perché loro hanno instaurato in noi una dipendenza biochimica. Perché? Perché durante il periodo del love bombing c'è tutta questa ossitocina, questi ormoni bellissimi. Poi cominciano le botte di adrenalina perché non lo senti per un giorno. Poi senti che sei sempre passibile di sostituzione perché ti triangolano, cioè ti mettono in competizione con tutte le persone che hanno di fianco e quindi tu Con c'hai la tutto, paura. anche con la Esatto. bombola. È Pure vero. con il rossetto, cioè il rossetto è Sì, più con bello di tutto. te a un certo punto. Quindi che succede? Che tu stai in questo stato di agitazione, la tua mente fa questi voli, queste montagne russe, up and down, e quindi tu diventi dipendente. Che è diverso, attenzione, ti prego, fammi sottolineare questa cosa, dall'essere un dipendente affettivo. Non è vero che le prede sono tutte dipendenti affettive. Sicuramente ci diventano durante la relazione tossica rispetto a Certo, è quella vero. persona. Ma non è vero, io non sono assolutamente una dipendente affettiva, anzi, cioè io all'epoca i ricordi migliori ce l'avevo quando sono stata anni da sola, cioè nel senso io non avevo assolutamente bisogno di avere qualcuno vicino. Ah, perché? Proprio perché tutte le volte che ce l'avevo mi facevo un giro all'inferno, quindi quasi quasi stavo meglio da sola. Il vero dipendente affettivo non sta da solo nemmeno un giorno, passa da Vero, un vero. partner all'altro. Quindi non è vero che siamo dipendenti affettivi tutti. È vero che siamo dipendenti affettivi di quella persona lì che ci sta manipolando, è una Che cosa ci diversa. crea una dipendenza. Certo. E lì è difficile poi uscirne, Con appunto la terapia. eh? Certo. Indicativamente quanto tempo ci vuole per riuscire in qualche modo a tornare? Secondo me, allora, per ricominciare ad avere un po' di lucidità servono almeno 12 mesi di no contact per tornare lucidi. Poi dire che stai bene dopo un anno è una stronzata, purtroppo. Si comincia a stare bene dopo 2 anni, 2 anni e mezzo, Bene. dove poi ci sono momenti in cui c'hai delle ricadute, dei momenti in cui vai a spiare il profilo Instagram. Più spii e più si allunga il periodo. Ripiombi, sì. Cioè, perché è come Sì, una perché droga. poi loro hanno anche questa capacità per cui si mostrano e fanno vedere che loro comunque continuano la loro vita, si hanno altre persone. Sì, perché è un'altra maschera anche quella, hanno una maschera per ogni situazione. Certo, non è che saranno felici con la nuova. È una finzione, fanno finta perché comunque loro hanno questo progetto di facciata che devono portare avanti. Poi, se sei te un'altra o un altro, non gliene frega niente. L'importante è che loro vadano avanti tenendo la loro vetrina sempre bella pulita. Quindi, se loro hanno in testa perché devono sposarsi, si sposeranno magari con quella, stanno con te 10 anni e subito dopo si sposano con un'altra. Dopo 3 mesi, cioè nel senso, non fanno cose logiche che hanno un senso, semplicemente loro vanno avanti per il loro copione e gli attori cambiano. Certo è che se tu dopo 10 anni ormai non sei più manipolabile, loro che ci fanno con te? Cambieranno attore. Niente, nessuno.
E poi succede la stessa cosa con la preda successiva, quindi quando le persone mi scrivono e mi dicono non so se t'ho perso. Mi Io vedi? Ah, ci ok. sono, Ho visto ti vedo. la rotellina e quindi pensavo di Non so essermi perso. se riesci a vedere se c'è qualche domanda. Allora, vediamo subito. C'era qualche commento? Il famoso copione, sì, quello. Ketty dice: non ero mai riuscita a bloccarlo, all'ennesima cosa mi è venuto spontaneo. E anche se ogni tanto mi manca, ma stavo peggio con lui. Anche solo per un buongiorno per me era tossico. Però lei dice una cosa molto importante. Ha detto: all'ennesima cosa mi è venuto spontaneo. Cioè, abbiamo tutti noi abbiamo un punto di non ritorno dove noi diciamo basta. Quindi, Sì. tante volte quando appunto. Spesso questi ragazzi, anche molto giovani, mi scrivono: ma non riesco a bloccarlo. Mi verrebbe da dire: non ti preoccupare, che poi tra un po' ci riuscirai, perché te ne fanno una talmente una dietro l'altra che a un certo punto dici Sì, basta. ancora non lo Quindi, che ti c'è? ancora non lo sai, però vedi anche qui. Certo. Grazie, grazie a te ci siamo tutti resi conto di non essere soli e alieni. Non so se hai Bello. ripreso in mano questo discorso, però c'era un qualcosa fra narcisista e alieno, perché a volte fanno veramente delle cose che non sono umane. Guarda, io ho fatto C'è delle qualcosa che ricerche, va oltre. sì, delle ricerche, ho aperto proprio la rubrica esoterica e spirituale, perché mi sono resa conto che loro utilizzano proprio lo schema del male, cioè quello della seduzione e dell'inganno, e si comportano tutti allo stesso modo, quindi questa cosa già è strana, no? Di per sé. Schematico, incredibile. Sì. È lo schema del male proprio, quindi la seduzione, l'inganno, come se fossero, io li chiamo i soldati di Satana sostanzialmente. E quindi Sì, da perché lì poi. poi ho fatto tutta una serie di ricerche, ho parlato col professor Malanga, che non so se a qualcuno lo conoscerà, insomma, proprio per questo aspetto alieno, no? Mi sono chiesta, ma magari ci sarà qualche entità che li manovra? Potrebbe essere, perché no? D'altronde bisogna stare attenti chiaramente a fare certe affermazioni, ma io non faccio affermazioni, io mi faccio domande e fino a che uno si Bravo, pone sì. Lo domande si può fare, no? Ecco, anche scrivere perché al magari cielo. avercela la risposta, se ci avessi la risposta, ecco. Quindi mi sono posto un po' delle domande, ho fatto alcune ricerche. Certo è che questo atteggiamento proprio col fatto con lo stampino un po' mi È molto lascia strano. perplessa. Sì. È molto strano perché ascoltando le esperienze di tutti ci rendiamo conto che veramente è. Schema, è un protocollo. Sì, è un protocollo che però ti riporta, porta la preda al risveglio. Cioè, Sì. tutti noi dobbiamo risvegliarci. Adesso stiamo entrando nell'era, no? Dove appunto bisogna, come dicevamo prima, riaprire gli Speriamo. occhi perché se no è finita. E questi hanno una funzione molto importante nella nostra vita, che è quella di portarci al risveglio. Quindi a una certa, come si dice a Roma, da lontano li potremmo quasi ringraziare, quasi. Vero, lo penso anche io, lo penso anche io. Io da un lato questa persona la ringrazio, te lo dico Certo. dopo quasi 3 anni, però da un lato ogni tanto ci penso, dico però, perché comunque seppur nel male ci hanno portato, se penso anche a te, a tutto quello che hai fatto, a quello che stai facendo, insomma. C'è da un lato c'è da ringraziarli, no? Certo, assolutamente, ma io quando poi ho capito e il puzzle si è concluso, ho capito che ero nata per questo e che dovevo per forza passare queste cose, se no non avrei potuto poi fare dialoghi interiori e aiutare migliaia di persone. Quindi in fondo è tutto scritto, secondo me. In alcuni Sì, casi sicuramente tante tante cose cose sicuramente sono scritte. te Sì. le ha tolte comunque tante, tante cose. La Giulia che c'era prima ti manca? Perché sicuramente non è più la stessa. Questa è una domanda un Domanda po' difficile. Puoi bella. anche dirmi infatti i razzi tuoi,
No, quello no, non lo farei mai. Però E è ecco. una domanda molto intelligente la tua, perché io ho capito tu che cosa intendi. Cioè, prima ero una Giulia ingenua, spensierata, Prima con gli occhiali rosa che vedevo tutto bello, tutto. Certo che quella sì. Giulia mi manca, certo, perché adesso me li sono tolti gli occhiali rosa, vedo le cose per come sono e mi è preso un colpo. Ecco, aspetta, Sì. adesso che hai detto degli occhiali rosa, te li sei tolti. C'è stato un momento in cui da rosa hai visto tutto nero? Certo, Perché beh, anche quello non va bene. durante la relazione gli occhiali diventano neri, nel senso che tu entri nel sottosopra di Stranger Things con questi soggetti, vai proprio all'inferno e ti cominciano a dire: e tua madre è una fallita, e tuo padre ha fatto così, e tua sorella ha fatto cosa. Lo vedi? Sono tutti invidiosi, tu ti devi allontanare. Quindi tu cominci Nel loro cervello. a vivere proprio in una vibrazione bassa. Infatti spesso ci si ammala, ti cascano i capelli, la pelle è spenta, Dimagrisci. dimagrisci, bravissima, i capelli sono crespi, cioè io non Tu c'avevo sei tutta sta l'ombra. massa, ero diventata quasi pelata, capito? Quindi ti vivi proprio in questa vibrazione bassa, negativa. Dove, infatti, anche le foto che facevo che poi pubblicavo sui social, ci mettevo tutti i filtri grigi oppure color, non saprei nemmeno come dire, sai, oddio, Spenta, spenta, spenti, tutti rispenta, spenti. rispenta. Sì, comunque, vedi, non te ne rendevi conto, però il fisico comunque ti stava, un Parlando. alert lo stava dando. E Certo. una volta finita, concluso il rapporto, è stato difficile per te tornare a fidarti degli altri o comunque riuscire a non vedere, perché poi si tende a vedere il male anche dove non c'è. Appena ti sei tolta dalle scatole questi soggetti, stai in uno stato talmente di ipervigilanza che non fai avvicinare nessuno, non vuoi uscire, non vuoi vedere nessuno. Vero è che tante persone le perdi, Certo. però anche quello è un percorso che è abbastanza lungo, nel senso devi riuscire poi a dire ok, questa persona si sta avvicinando non perché vuole vampirizzarmi come la persona che è arrivata prima, anche quello è un Certo. percorso in cui la terapia è fondamentale, mi viene da dire. Certo, perché tu capisci una cosa fondamentale. Che non c'è bisogno di fidarsi degli altri, ti devi fidare di te stesso. Punto. Noi abbiamo tutto in regola, l'allarme che suona. Certo, è chiaro che esci da queste situazioni, l'allarme suona in continuazione perché vedi tutti i narcisisti Quando anche se non è così. Quindi è chiaro che la terapia ti aiuta a fare discernimento. La terapia e la lucidità, che sono due elementi essenziali per ritrovare il discernimento, quindi la capacità di comprendere chi hai di fronte. Ma soprattutto lo comprendi quando entri in sintonia con la tua anima, con te stesso, in quella che io chiamo, non io, anzi, quella che è stata la mia psicologa, l'autoalleanza. Quindi quando tu diventi amico di te stesso e sei il tuo maggior alleato e ti fidi. E se suona un allarme, ti chiedi: sono io che esagero oppure c'è del c'è vero? qualcosa. E poi lì studi, ti devi dare tempo, non ti devi buttare a capofitto nelle relazioni, devi prendere la tua giusta distanza, devi alzare i giusti confini, ti prendi del tempo per capire chi è di fronte e la stragrande maggioranza delle volte capisci che erano falsi allarmi. Poi a volte invece gli allarmi suonano perché devono suonare. Però sarai poi in grado di capire con il discernimento se è giusto Certo. aiutare quella persona o no. Tempo al tempo, senza fretta, è un rapporto nuovo che crei con te stesso. L'altro conta come il due de picche quando regni a bastoni, cioè, certo, è chiaro che se si comporta male, però non è a lui che dobbiamo dare la responsabilità. Noi siamo in grado di guidare la nostra nave e di prendere delle decisioni. Se l'altro si comporta male, arrivederci, avanti il prossimo, che dobbiamo fare? Quindi avere fiducia
Sì, è anche vero che quando si esce poi da queste situazioni l'autostima è raso terra, no? Quindi Certo. ecco, quello che ci teniamo a dire, soprattutto a chi magari sta ascoltando e si trova in una situazione in cui ancora forse non ha ben capito cosa è successo o si sta colpevolizzando, di andare in terapia sperando di incontrare un terapeuta che riconosca il trauma, Certo. perché Certo, se succede, dico, il terapeuta non lo conosce, si saluta perché i nostri danno su soldi hanno pagato danno, bene. Certo. diventa danno su danno. Se non ti senti validato dal terapeuta che hai di fronte, devi assolutamente per il tuo bene andare via e trovare qualcuno che non che te le dia tutte vinte, però che ti dica: ti credo. Capisco quello che stai vivendo, adesso ne usciamo insieme, punto. Poi da là si crea l'alleanza terapeutica e si fa un percorso. Però se, quello se il terapeuta ricomincia a dire: signora, ma lei è esagerata, mo non lo chiami narcisista, non mettiamo le etichette, perché questi fanno Perché così. poi lì si finisce, lì diventa un problema. Certo. Quindi lì poi fai tu le tue valutazioni, perché poi ognuno sceglie per sé, però insomma, è importante che sentirsi validati, altrimenti che stiamo a fare? Certo. Vediamo se c'è qualche domanda. Tutti i commenti anche molto carini. Fidiamoci del Meno male. nostro istinto. A me è venuto un tumore alla tiroide. Vaspa, mi dispiace tanto, dopo 7 anni vicino ad una narcisista, ma l'ho capito solo ora incontrandone uno uomo. Il presente ti spiega il passato. Bellissima questa frase, perché pure io prima di capire quattro ne ho dovuti Se incontrare. dicono non mi fai schifo, in realtà gli fai schifo. Sì, questo è Non effettivamente del c'è. narcisismo preciso, non fa una piega. Sì, Madonna, infatti. tutto ciò di cui parlano. Le espressioni non mentono mai, questo è vero. La fisionomica non Certo. sbaglia mai. Siamo noi però anche lì che non vogliamo vederla. Ma Siamo sai noi che non perché vogliamo vederla. se a parole ti dicono tante cose bellissime e poi dopo con i fatti, cioè, abbiamo imparato grazie a questa esperienza che si guardano i fatti, non le parole. Però pure là ci devi passare per capirlo. Non le fiamme gemelle, ma le fiamme dell'inferno. Infatti, chi è un Col seno. narcisista patologico, chiede Giulia, può nel tempo riuscire a evolversi e abbandonare questo stato? Allora, qui sotto questo profilo, i terapeuti dicono chiaramente che non ci sono prove di guarigione, soprattutto dei maligni e perversi. Poi se hanno dei tratti Noi. narcisistici potrebbero lavorarci, però dipende da chi hai di fronte, insomma. La vedo dura, anche perché poi loro in Certo. terapia non ci vanno. Loro in terapia non ci vanno. Se ci vanno per tutt'altro motivo, perché sono stati costretti, non so, mi viene da pensare, una coppia che ha dei figli in comune, viene costretto magari. Ecco, vanno in terapia non perché forse ero narcisista, quasi Certo. quasi vado a farmi curare, ma perché e poi tendono anche a maniera professionista, quindi insomma. Manipolano pure i professionisti e loro stessi lo dicono. Sai quante volte io ho parlato con professionisti che mi hanno detto: giù, ci sono cascato pure io con tutte le scarpe, perché purtroppo bisogna passarci per capirlo, quindi anche il terapeuta che l'ha vissuto ha Questo è vero. comunque ha un punto in più, ha dei punti a favore proprio perché loro vivendolo comprendi meglio, altrimenti se lo leggi sui libri c'ha sempre un significato un po' diverso rispetto all'esperienza. Questa cosa del completamente
che ti raccontano gli altri. Perché banalmente, se fino a 3 anni fa mi avessero raccontato quello che è successo a me, e me l'avessero raccontato a me, io dico ok, ti ascolto, accolgo quel mondo che mi dice sì, vabbè, ma è possibile che adesso queste cose? Sì, avendolo vissuto, lo puoi capire. Sai che è possibile, sai che può succedere. Poi Certo, ripeto, altrimenti pensi proprio che sia un toglie. film di fantascienza. Purtroppo non ti sento più, lo sai? Avevo persa per un Ti momento, ma ti perdo. rivedo. Ok, no, ti perdo pure io spesso. Adesso ti rivedo. Ti Ok. fanno arrabbiare apposta, è vero? Sì. Sì, Sì. certo. Perché Confermi, Giulia? hanno bisogno sempre di rifornimento narcisistico, quindi qualsiasi cosa loro facciano, insomma, è sempre, anche prima una ragazza chiedeva, ma quindi se ti fanno i complimenti non lo pensano veramente? Sono sempre cose che fanno per ottenere un qualcosa, quindi anche il Anzi, complimento. a volte hanno più piacere quando ti fanno arrabbiare piuttosto che quando gli dai un'emozione bella. Perché Certo, assolutamente. dai molta più energia quando ti arrabbi. E È certo. loro è questa quella che vogliono principalmente. Loro non vogliono la luce, loro vogliono la luce trasformata in oscurità. Per questo ci portano giù nell'inferno, così diventiamo talmente tanto, com'è che si dice, laddove c'è tanta luce c'è tanta ombra, no? Quindi noi che siamo luminosi possiamo dare anche molta oscurità. E quindi eccola lì che se ne cibano. Ah, vedi, gli ultimi studi scientifici dicono che addirittura una parte del cervello non si è formata, gli manca un pezzo di cervello. Esatto, sì, è vero, l'ho letto pure io. Io comunque avevo letto che il narcisista è un bambino che forse un'infanzia non ha avuto proprio un'infanzia bellissima e quindi il suo modo per in qualche modo difendersi, la sua reazione nello sviluppo è quella di comportarsi così. Ma sì, gli esperti, che, soprattutto quelli americani, no? Che comunque stanno anni e anni luce più avanti nelle ricerche, ti dicono che è un insieme di cose, c'è una componente genetica, una componente ambientale e poi appunto abusi subiti, ma se ci pensi, ma quanti di noi hanno subito abusi in infanzia? E allora che siamo tutti narcisisti? È una concomitanza di cose. E poi c'è anche, a mio avviso, una scelta che, se proprio non è razionale, è dell'anima, di stare o dalla parte della luce o dalla parte delle tenebre. E quindi, Brava, brava. dove, E da che qui parte vogliamo infatti andare? quello che infatti si rischia quando incontriamo questi soggetti, se non ce ne liberiamo, ma anche se ce ne liberiamo, perché può succedere, è quello di diventare come loro. Ti è Certo. mai capitato di, anche forse a te, una volta uscita dalle situazioni che hai vissuto, di avere a un certo punto dei tratti e poi a un certo punto dire no, aspetta, ma io non sono questo. Ma allora, una volta uscita, no, nel senso che una volta uscita ho capito, e da lì, con l'aiuto appunto della psicologa, però mentre ero in relazione ho dato il peggio di me, assolutamente. Lì c'è il famoso abuso da reazione, cioè diventi peggio di loro. Spesso e volentieri, soprattutto i covert, sono sempre che sembrano tanto carini, tanto buoni. Sì, la piccola fiammiferaia. Esatto, te invece ti incazzi, diventi aggressiva, quindi passi paradossalmente dalla parte del torto, no? Da chi te guarda da fuori dice: lui è tanto calmo e tranquillo, questa è una matta. Quindi sarà lei ad averci problemi, ma non sanno che vieni magari da anni di C'è manipolazione. un Ecco, però ho incontrato tante persone, grazie a dialoghi interiori, che si professavano tanto guarite, poi erano delle carogne. Quindi ti posso garantire che succede, purtroppo, sì,
Le saluto, se mai ci stessero ascoltando, ma veramente da fare schifo che gliene ho dette quattro e l'ho mandate a quel paese. Però L'hai purtroppo mandata a era... spendere, eh? Sì, perché se tu diventi come loro, diventi cattivo, eccetera, eccetera, ma... Io capisco, mi sono indurita, questo sì, quello che dicevamo un po' prima, no? Ti togli gli occhiali rosa, cioè... Sì, Sono più è quella una... pazzona di prima, no. Anzi, se te devo dire una cosa, non c'è giro intorno, vado dritta come una lama, a volte sono tagliente. Però senti, se uno prova sempre a muoversi appunto per la luce e verso la Certo. giustizia, diciamo. Fa parte di quello che hai lasciato Eh sì. nella Giulia di prima. Che Sì. quella di adesso ci piace molto È comunque. un po' aggressive, però oh, ti ripeto, Va bene così, va bene così. c'ho la responsabilità, ecco. Dicono sempre il contrario di quello che pensano, sì, molto spesso. E si travestono da Il bravissimo, mio. esatto, Natalia. Il mio ha avuto un'infanzia felice con dei genitori che lo hanno sempre portato in palmo di mano, ma lui è diventato un mostro lo stesso. Pure Ted Bundy. Pure Sì. Ted Bundy ci ha avuto una famiglia del Mulino Bianco e poi va a vedere ammazzando un sacco di donne. Quindi anche lì esistono quelli che sono proprio psicopatici e non ci puoi fare niente. Stavo leggendo i commenti. Sì, dice Mirko, visto che nella fase dello scarto c'è già una nuova preda, ma la preda può essere a livello lavorativo o per forza una preda sessuale e sentimentale? No, è una domanda molto intelligente. È vero, la preda può essere, cioè se loro hanno necessità, va bene pure la vicina di casa per due chiacchiere. Certo, comunque, anche la postina, Chiunque, voglio. sì, chiunque, basta che gli dia rifornimento narcisistico, capito? Quindi a volte sì, non fanno il tempo ad agganciare una preda nuova, sessuale o sentimentale, però diciamo che puntano a quello. Sono invidiosi, Sì. vero? Vero. Non so se ti è mai capitato a te o nelle storie che hai raccontato, tendono ad un certo punto a copiarci. Io ho fatto Cioè proprio una diventa diretta un... che si chiama Il copia e incolla del ok. narcisista, la potete trovare sul canale YouTube di Dialoghi Interiori e parlo proprio di questo, cioè loro sono contenitori vuoti, non hanno personalità, quindi fanno una sorta di collage tra le Prendono personalità un po' degli qua e un altri. po'. Brava, brava. Infatti, le nuove prede non si innamorano di loro, si innamorano di noi. sì. Anche qui, tornando al love bombing, ecco, per esempio, quello, e lo dico perché vuole anche essere un messaggio di buona speranza per chi ancora. Brava, stai bevendo, posso bere anch'io? Ma certo, ma tu stai col vinello, però. È camomilla. Ah, certo. Vai, vai, Il bevi la camomilla. love bombing, dicevo, no? Quello che noi percepiamo come grande affetto, amore, poi a seconda dei casi in cui viviamo quella situazione, ma in realtà è una roba nostra. Cioè, Certo. quindi noi lì ci rendiamo conto, se ci pensiamo, di come possiamo far sentire un'altra persona e di che cosa siamo in grado di dare. Quindi ecco, quello potrebbe essere un feedback positivo. Non è roba sua. Cioè lui ci sta Certo. restituendo noi, quello che siamo e Quando quello che diamo noi. tu vedi un tramonto, ti emozioni, ma l'emozione sta nel tramonto o ce l'hai dentro di te? È la stessa Ce l'hai. cosa quando ci innamoriamo, quindi in generale. Infatti, proprio per questo spesso e volentieri prendiamo delle batoste, perché chi ci abbiamo davanti è sempre diverso rispetto a quello che noi percepiamo con gli ormoni a 2000 i primi tempi. È sempre così. Però con la persona narcisista è all'ennesima potenza. Quindi tu ti innamori proprio di te stesso. È così.
È Capito? incredibile. E quindi lì comunque riusciamo a capire cosa possiamo dare. E questo da un Bravo. lato è molto bello, da un lato è molto bello. Ci si Assolutamente. arriva con il tempo a capirlo, eh? Quindi eccoci. Serve pazienza, non perdere la speranza, lavorarci tanto su di sé, non avere neanche paura di parlarne, perché vedi, anche tu hai portato la tua esperienza, ci hai messo la faccia, ci hai messo il tuo, e quindi questo è stato di grande aiuto per tante altre persone che a loro volta hanno trovato anche il coraggio. E qui Certo. voglio spezzare una lancia a favore degli uomini, perché l'uomo tende ad avere anche una certa vergogna a parlare di questa cosa, perché c'è sempre questa ottica, un po' anche per cultura sociale, no? Che l'uomo deve essere visto come quello forte, quello. Quindi si vergogna a dire che di base è stato manipolato da una donna, quando addirittura non picchiato, perché può succedere anche questo, succede alle donne, succede anche agli uomini, se ne parla molto meno. Quindi ecco, anche per loro sono situazioni molto difficili, molti stanno zitti, e invece bisogna tirarla fuori, cioè avere il coraggio Certo. di raccontare. Infatti sull'ultimo libro che ho scritto, Storie di abuso narcisistico, ci sono sia storie di donne che storie di uomini che storie omosessuali anche. In realtà ce n'è solo una perché una sola persona, che è una donna, mi ha dato il benestare per pubblicare, perché di solito chi invece mi scrive ed è omosessuale, mi chiede proprio di non pubblicare, di tenerla per me. Quindi c'è ancora tanto timore ad aprirsi a parlare di queste cose, sia per quanto riguarda gli uomini che per quanto riguarda il mondo gay. E invece dobbiamo sdoganare ragazzi e ragazze. Hai notato se ci sono differenze fra i vari scenari? O le dinamiche, gli schemi sono Sono sempre le uguali, stesse? identici, Sono le stesse? sono le stesse identiche, esatto. Proprio non c'è, qualsiasi sia il genere, qualsiasi sia l'orientamento Non sessuale, c'è. famo tutti una brutta fine con questi. Non te salvi. Il film di Vediamo Fellini, se c'è aspetta, qualche altra te domanda. lo dico che l'aveva scritto Francesca Serra nella prefazione del libro. Io mi scordo sempre. Aspetta, allora. Questo per esempio, ecco, è una dinamica che succede. Scusate, 8,5. scusate. Sì, 8 e mezzo di Fellini, dove c'è Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale, e il racconto di una coppia destinata a non scegliersi. Poi ve lo cercate su YouTube. Perché l'aveva nominato una ragazza. 8,5. Lui amato da tutti, io sono la pazza, mi sta mettendo contro anche il figlio. Qui Lo ci so. vorrebbe Antonella. Non l'abbiamo Certo. rammentata, ma la salutiamo Come no? affettuosamente. No, infatti prima la volevo nominare, l'avvocato. Scusa, mi devo ribere un'altra volta? Allora bevo anch'io con te. Sì. Perché purtroppo dopo un po' che parlo mi si spegne proprio la gola, è così. Avvocato Antonella Liguori, che salutiamo tantissimo, abbiamo fatto tutte una serie di dirette e di video proprio dove andiamo a sviscerare la questione legale, e io sto prendendo anche la seconda laurea in giurisprudenza, se tutto va bene, Ah, cavolo, brava. E 2024, no, sì, l'anno chi ti scorso. ferma? Un paio d'anni, Brava. insomma, ho finito pure questa, e quindi ecco, è importantissimo andare a vedere come la giustizia anche non sa bene che cos'è l'abuso narcisistico nello specifico, e quanto è difficile dimostrarlo. Quindi anche. Soprattutto è difficile dimostrarlo quando è un qualcosa di invisibile come la manipolazione emotiva e mentale, perché quella fisica, sì, ok, mi dai uno schiaffo, un livido, ho qualcosa di rotto, comunque ho un riscontro concreto di quello che ti sto dicendo, ma come fai a provare
no? Una manipolazione, soprattutto quando è fatta in modo machiavellico, che alla fine quando la ripercorri non ci puoi credere, di ok, ma, cioè, ma com'è possibile che un essere umano possa fare determinate cose? E qui torniamo all'alieno. Certo. Quindi io qui credo all'alieno. Sì, ma poi è difficile perché comunque loro sono degli abilissimi manipolatori. Noi quando ci presentiamo da prede e vittime di un inganno terribile in tribunale, non siamo lucide, siamo piene di rabbia, o lucidi, uomini e donne, siamo pieni di rabbia. Rischiamo di dire delle stronzate, di non ricordarci gli eventi, mentre invece loro sono Bravo. estremamente lucidi perché non sono coinvolti. E hanno l'unico E obiettivo sanno di già. difendersi. Quindi pure là bisogna stare con 3.000 occhi a trovare l'avvocato giusto, che è tanto difficile quanto trovare lo psicologo giusto, Psicologo. Brava. capito? Quindi anche lì è tutto un terno al lotto. Ma io poi penso che possiamo farne pure poi un'altra di diretta dove magari possiamo andare a sviscerare altre cose. Magari, magari, Se tu sei sicuramente, d'accordo, ti lancio questo amo. sicuramente, ti dico già di sì. Guarda, siamo in tema natalizio. Io Led mi ha mandato gli auguri di Natale, non ho aperto il messaggio, l'ho cancellato. Brava. Dobbiamo dire, brava, Esatto, hai si fatto comportano benissimo. come bambini. Ecco, io avevo letto da qualche parte, non mi ricordo però dove, che effettivamente hanno lo sviluppo della loro emotività è fermo all'incirca ai 5-6 anni. Il Sì. narcisista si ferma lì, cioè la sua emotività, infatti il bambino, ho due figlie, quindi me ne rendo conto, il bambino fino a 5-6 anni vuole le attenzioni tutte per sé. Piano piano poi con lo sviluppo crescendo, e questo già lo vedo nella mia figlia più grande, la cosa si attenua, piano piano sviluppano Indipendenza. un'emotività. Quindi ecco, Certo. sarebbe interessante un giorno capire veramente le motivazioni per cui queste persone sono spinte, cioè cosa le porta a fare questo? A fare Sai, questo in una maniera così schematica e precisa. loro ti risponderebbero che sono perfetti così come sono, perché questo è un disturbo Sicuramente, egosintonico, quindi non, cioè, modestamente sanno tutti, anche, loro no? sono perfetti. I Modestamente. professionisti ti risponderebbero: è un disturbo psichiatrico, funzionano così. Gli psicologi, i psicoterapeuti ti risponderebbero questo. Poi dopo vai a capire che cos'altro ci può essere, capito? Allora ci chiede Laure se salviamo la diretta. Certo, la salviamo. Sì. Poi tu mi tagli pure come collaboratore, così ce l'abbiamo su entrambi i profili subito, Certo, prima di condividere. così chi vuole se la va a rivedere, E poi dopo senz'altro. la metterò anche, se tu mi dai il tuo permesso, sugli altri canali social, mi piacerebbe Certo, condividerla. il potere della condivisione. Senti se sei d'accordo con questa affermazione di Natalia, scelgono chi non si ama. E certo, sì. Chi non siamo, oppure Vero? chi ha un momento di fragilità, sono entrambe le cose. Sì, che è in un Però sì. momento che non si ama molto. Esatto, sono assolutamente d'accordo. Sono consapevoli del male che fanno? Se Nel mio caso sì. sono perversi e maligni, sì. Certo. Qualcuno, secondo me, è un po' vittima di se stesso, cioè fa delle cose e non sa neanche perché le fa, non si rende conto. In alcuni casi invece sanno, cioè ti vogliono proprio, ti devono distruggere. Certo. Ci sono È dei casi in cui proprio. dicono quello che pensano, ci chiede sempre Laura, che ho visto che ha fatto questa domanda più volte, ti dicono quello che pensano. In alcuni casi, quando sono appunto dei narcisisti minori che vivono di queste emozioni fugaci, di innamoramenti fugaci, magari lì per lì ci credono, il giorno dopo gli è passato. Quindi non Sì. c'è da appoggiarsi sulle loro parole, devi lucidamente guardare i fatti. Ciao Lori, Loredana dice: scelgono chi ha bisogno di essere amato. Ecco, infatti, bravissima.
restano tali per sempre. Sì, non c'è proprio molta possibilità di... Ma se scelgono una preda facile, poi perché ritornano se ti vedono rinata? Perché se tu rinasci hai nuova energia a disposizione che loro possono rubarti. O comunque c'è anche una base di invidia, mi viene da dire, perché loro sanno benissimo che quello che noi proviamo, quindi quando ci vedono anche con qualcun altro, e loro non possono tollerare che tu stia bene con qualcun altro, e quindi Certo. ritornano, Certo. puntando sul fatto che tu sia sempre lì, ad aspettarli. Purtroppo a volte succede, eh. Siamo il loro serbatoio di rifornimento. Brava Un Stellina. saluto dalla Svizzera, Giulia. Grazie, ciao tesoro. Ma guarda che ci seguono da un sacco di parti, dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Cecoslovacchia, alcuni proprio pure dal Brasile. Da tanti tanti punti, quindi sono proprio contenta. Il Uomini. no contact è l'unica salvezza. Sì, Sì. assolutamente. Io direi che proprio su questo ci possiamo salutare per stasera, secondo me, Sì, anche perché quando poi le non dirette sono so. troppo lunghe, c'è C'è in tanti. problemi nei salvataggi. Esatto, e di condivisioni varie. E poi cala l'attenzione, però quindi ti ripeto che secondo me possiamo sicuramente andare ad aprire poi altri vasi di Pandora insieme Sì, ci e quindi diamo, vediamo un po' anche qual è la risposta delle persone, se c'è certo. qualcosa che possiamo approfondire, insomma, in un'altra occasione, più che volentieri. Esatto. Mi Ok. raccomando, santo no contact, santa terapia. Noi di Dialoghi Diglielo. Interiori ci siamo, se volete vi accogliamo a braccia aperte, dialoghi.interiori@gmail.com. Se scrivete le mail fatele corte perché mi si incrociano gli occhi. Poi si Sì. trovano, ecco, su YouTube, Dialoghi Su Interiori, quindi tutti i social, soprattutto. i I tuoi miei libri, Il libri. sacrificio di Camilla, di Giulia Giordano, trovate. Sia il cartaceo sul sito di scritto.io, che è la casa editrice, e potete preordinare il secondo libro che è in stampa adesso. Si chiama Storie di abuso narcisistico, dove racconto le storie. Entrambi gli ebook li trovate su Amazon. Basta che scrivete Giulia Giordano, vi esce Il sacrificio di Camilla e Storie di abuso narcisistico. Quindi ecco qua. Perfetto. Grazie, Grazie Stefania. Giulia, grazie per Grazie a te. questa chiacchierata. Un bacio grande. Ci vediamo prestissimo. A Ciao, presto. buonanotte. Ciao Giulia. Ciao. Grazie a tutti. Ciao ciao. Buonanotte. Grazie a chi è stato qui finora, a chi ha ascoltato, a chi ha commentato e con questa chiacchierata ho chiuso un cerchio che dovevo chiudere. Buonanotte.